Beh, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Roma è un ente pubblico che si occupa di sperimentazione, ricerca, zoonosi e non è facile, diciamo, adesso come tutti i posti entrare perché ormai, diciamo, il lavoro è abbastanza chiuso. Sono stato abbastanza fortunato perché sono entrato, ho mandato il curriculum e sono entrato, diciamo, a lavorare all'Istituto Zooprofilattico prima come consulente e poi come co-co-co, adesso a tempo determinato, e grazie a una ricerca che servivano per i agrari e quindi, diciamo, mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto e per fortuna quindi sono ancora là. Ti è stato più utile il diploma in questo caso? In questo caso sì, perché ancora non ho fatto l'esame di Stato. No? Ecco, senti, hai parlato di ricerche, in che cosa consiste il tuo lavoro, se puoi farci un esempio? Beh, sempre proprio tangibili, attuali, l'Istituto Zooprofilattico si occupa appunto di sperimentazione e ricerche, come ho detto, soprattutto si occupa di cose molto più attuali che sono le aflatossine nel latte, la Blue Tang, la BSE e l'influenza aviaria. Ecco, quindi insomma, quindi noi monitoriamo sia la qualità, diciamo, del benessere degli animali che quella del consumatore. Quindi tutte cose che insomma in qualche modo ci interessano, sì, molto da vicino, molto perché da vicino riguardano il nostro modo di alimentarci. So che ti sei occupato anche di latte o vino, se non sbaglio, quando ci siamo sentiti. Sì, io lavoro adesso, diciamo, al centro latte dell'Istituto Zooprofilattico, che è anche il centro di referenza nazionale del latte ovicaprino e dei derivati del latte. E noi facciamo sia analisi di routine sul latte e qualità e soprattutto, diciamo, facciamo ricerca e consulenza per quanto riguarda il miglioramento appunto in stalla del latte. Ecco, e a proposito di latte, ti riportiamo a scuola per vedere lo stage che ha fatto il nostro Luca in un caseificio proprio nella zona di Todi. Vediamolo. Prima di questo stage ho già lavorato presso il vivaio di mio zio, è stata un'esperienza che mi è piaciuta molto. Il primo giorno in questo caseificio Riccardo ci ha spiegato tutti i vari macchinari e tutte le procedure per la trasformazione del latte fino ad arrivare al formaggio. I ragazzi vengono qui, iniziano dalla stalla, quindi dalla mungitura alla raccolta del latte, alla pastorizzazione e a tutte, diciamo, le tecniche di lavorazione che portano poi al prodotto ultimo, quindi al formaggio e alla ricotta. La fase in cui mi sono trovato più in difficoltà è stata quella della produzione della mozzarella, perché bisogna avere molta manualità e molta esperienza nel fare la pezzatura e la filatura manuale di quell'impasto. È stato anche divertente perché abbiamo iniziato a lavorare anche noi con le nostre mani e abbiamo acquisito anche una certa pratica che magari per un lavoro estivo potrebbe già risultare utile. Oggi i caseifici presenti in Umbria stanno crescendo come numero, quindi anche come produzione casearia. Mi auguro che questi ragazzi ci aiutino quindi a fare un prodotto di qualità che indubbiamente per le nostre piccole strutture rappresenterà la forza indispensabile. Il contatto con il mondo del lavoro mi ha aiutato moltissimo a capire chi sono, quali sono i miei interessi, le mie aspettative, perché mi ha fatto capire veramente quello che voglio. Si è creato questo connubio tra l'Istituto Tecnico Agrario e noi, che in realtà siamo dei privati in quanto gestiamo la loro attività. Ci penso ogni giorno al mio inserimento nel mondo del lavoro, pure perché ci abbiamo gli esami di maturità a giugno e quindi questo traguardo è vicino. Bene, allora abbiamo visto Luca alle prese con il latte in un caseificio, siamo invece in compagnia di Francesco Filippetti che lavora, si occupa anche lui di controlli sul latte, sì, peraltro, e lavora all'Istituto Zooprofilattico di Roma. Allora, ho visto che eri molto colpito nel rivedere la tua scuola. Quali sono i ricordi più belli dell'Istituto Ciuffelli? I ricordi più belli sono stati soprattutto il convitto,
quindi questa l'unione con 90 ragazzi, con 90 diciamo caratteri differenti, quindi convivere non è facile, e anche con i professori, perché soprattutto per noi esterni sono stati molto, diciamo, sono stati i nostri genitori per quel periodo di lontananza da casa, ci hanno aiutato molto, soprattutto io per esempio un esempio proprio tangibile che mi è successo è stato con la materia dell'estimo, che io e altri ragazzi avevamo delle lacune, e quindi il professore nel pomeriggio ci aiutava a rimetterci in carreggiata. Bene, insomma, questo è il ricordo di Francesco. Abbiamo visto invece Luca che ancora le prese naturalmente con quella esperienza. Abbiamo parlato sempre con Francesco anche dell'università, l'Università di Viterbo. Vediamo adesso nella nostra scheda altre informazioni sui corsi di Agraria. Vediamolo insieme. Il corso di laurea in Agraria è presente in 28 università. La laurea in Agraria triennale di primo livello si divide in due classi: Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. Le lauree specialistiche di secondo livello si dividono invece in quattro classi: biotecnologie agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie agroalimentari, scienze e tecnologie agrozootecniche. Bene, a proposito di rapporti tra scuola e università, abbiamo in collegamento il professor Francesco Pennacchi, preside della Facoltà di Agraria all'Università di Perugia. Salve, ben trovato. Salve. Salve professore. Allora, quali sono i rapporti dell'Università di Perugia con il Ciuffelli di Todi, la scuola protagonista con il nostro Luca della puntata di Fuori Classe di oggi? I rapporti sono ottimali e bilaterali, nel senso che nella loro scuola insegnano molti i nostri laureati e molti loro studenti poi frequentano i nostri corsi, e quindi è un rapporto molto intenso, anche per la vicinanza ovviamente, e che in questi ultimi anni con il preside Ruggiano del Ciuffelli stiamo cercando di intensificare. Anche quest'anno abbiamo realizzato per di Perugia nel loro istituto, quindi c'è un rapporto veramente buono, intenso, cerchiamo di crescere insieme. Ecco, professor Pennacchi, quali sono le sfide a cui deve rispondere il mondo agricolo e come si sta muovendo l'università? Cioè, per esempio, come si sta muovendo sul tema dell'agricoltura ecocompatibile o sulla biodiversità, altro tema assai attuale e centrale? Sì, allora, le sfide attuali dell'agricoltura italiana e europea, direi, sono fondamentalmente due. La prima, il confronto con il mercato, col mercato sempre più globale. I nostri produttori, le nostre imprese di trasformazione erano abituate un po' ad avere una garanzia abbastanza decisa da parte della stessa Unione Europea. In questi ultimi anni questa garanzia sta venendo meno, e quindi il confronto con il mercato internazionale sta rappresentando, penso, la sfida principale. La seconda sfida è quella dell'agricoltura, che non ha più un ruolo soltanto per la produzione dei beni alimentari, ma anche, come si dice in gergo, è un'agricoltura multifunzionale, cioè un'agricoltura che si preoccupa di generare, oltre che bene, anche servizi come la tutela del paesaggio, la tutela del territorio, la salvaguardia dell'ambiente in generale. E quindi queste due sfide sono estremamente importanti. Benissimo, la ringrazio del suo contributo. Professore, la saluto. Arrivederci. Arrivederci. Allora, abbiamo dato qualche indicazione in più a Luca sul mondo universitario, ma intanto può scrivere sul suo curriculum il diploma di perito agrario, le esperienze di lavoro fatte nel vivaio dello zio e lo stage che avete visto ha realizzato presso il caseificio, ma è il momento di sapere direttamente da lui quali sono i suoi progetti per il futuro. Sentiamolo. Una volta preso il diploma spero di conseguire la laurea. In questo momento il mio sogno più grande è poter viaggiare, divertirmi, conoscere il mondo. Viaggiare per conoscere il mondo e, perché no, magari anche le produzioni tipiche locali. A questo
proposito abbiamo in collegamento dal centro produzione RAI di Torino Piero Sardo di Slow Food. Salve Sardo, ben trovato. Salve, salve a tutti. Allora intanto ci racconti, per chi ancora non lo sapesse, molto brevemente cos'è Slow Food e cosa c'entra con la produzione agricola. Sì, raccontare brevemente non è facile, però se centriamo il problema sulla questione di una gastronomia nuova, intelligente, consapevole, allora forse localizziamo immediatamente qual è oggi Slow Food. Noi siamo partiti come gastronomi, 20 anni fa ormai, ma gastronomi con un'attenzione a prezzi equi, alla tradizione di cucina, alle identità culturali del nostro territorio. Via via che abbiamo sviluppato questa nostra associazione, perché Slow Food è un'associazione a cui ci si iscrive, ci siamo resi conto che una gastronomia che parla solo del piatto finito, del vino nel bicchiere o del salume che stai mangiando, è una gastronomia ottusa. Cioè bisognava riuscire a coniugare i valori di una gastronomia con i valori di una produzione che fosse sempre più salubre, consapevole, locale, giusta e pulita, insomma. E questa è stata la grande scommessa di Slow Food e direi che, visti i risultati, la scommessa è in parte vinta. Ecco, Sardo, voi avete dato vita ai cosiddetti presidi, cioè i presidi sostengono le piccole produzioni eccellenti che rischiano di scomparire. Perché puntate su un'agricoltura, diciamo, di così piccola scala, di così piccola dimensione? Beh, perché un ragionamento fatto sulla grande agricoltura, quella chimica, quella cosiddetta industriale, quella che si fa con le macchine agricole, il petrolio e i fertilizzanti, ha clamorosamente fallito, perché produce eccedenze nel mondo ricco e fame nel mondo sottosviluppato. Quindi è una scommessa persa, è inutile che ci raccontiamo storie. Per invertire questa tendenza, cioè alla produzione di eccedenze cariche di pesticidi e di fertilizzanti, bisogna ridare fiato alle piccole produzioni locali. E questo discorso vale in tutte le parti del mondo. Noi abbiamo cominciato con i presidi, che è una parola un po' militaresca, ma insomma rende l'idea, cioè certo. Una tutela, una guardia vigile, no? su un territorio, su un prodotto. Abbiamo cominciato con i presidi in Italia e oggi sono circa 200 queste piccole produzioni da salvare. Poi ci siamo resi conto che lo stesso meccanismo vale anche nel sud del mondo, cioè una varietà di fagioli, un formaggio particolare in Armenia, un formaggio in Tibet, un salume in Ungheria, hanno gli stessi problemi, cioè rischiano di essere travolti dall'omologazione e di perdere le loro caratteristiche. Sardo, e quindi abbiamo ampliato questo discorso al di fuori dell'Italia. Ecco, Sardo, come rispondono i produttori e i consumatori a questa nuova agricoltura, diciamo un po' ecologista e un po' gastronoma? Sì, l'accusa più grande che ci viene fatta è di favorire un incremento di prezzi eccessivo. Questo in parte è vero, questo è anche il segnale del successo di queste iniziative. Noi siamo convinti che senza una buona remunerazione per questi produttori non c'è salvezza. Quindi un aumento di prezzi è necessario, ma d'altra parte spendiamo tanti di quei soldi per telefonini, orologi e grifche. Qualche soldo in più per mangiare meglio va speso. Poi la produzione aumenta, abbiamo dei test e degli studi che ci dimostrano che in tutto il mondo queste produzioni aumentano, i consumatori sono estremamente attenti a questo tipo di produzione. Benissimo, la ringrazio per la sua chiarezza, un utile contributo anche per tutti i ragazzi, che le persone che stanno seguendo la nostra trasmissione. Alla prossima occasione. Grazie. Bene, questo era l'intervento di Piero Sardo di Slow Food. A conclusione di questa puntata io vi do appuntamento alla prossima puntata di Fuori Classe. Arrivederci.